interpretazione che abbiamo sottoposto oggi al giudice, chiarisco che non salta nulla, è solo un rinvio per consentire al dottor Sicuranza di approfondire le varie questioni che sono state sollevate, che sono quella dell'utilizzo del Trojan, che secondo noi è stato autorizzato in un momento in cui per disposizione legislativa non poteva esserlo, e comunque non poteva esserlo senza una motivazione particolarmente puntuale che manca. Poi vi sono altre questioni che attengono invece alle intercettazioni che sono state poste dai colleghi. Che questioni ha posto, avvocato, sull'utilizzo delle intercettazioni? Sull'utilizzo delle intercettazioni sono state poste da tutti una serie di questioni, ma una in particolare. In questo procedimento sono state utilizzate intercettazioni che sono state raccolte in un altro procedimento, e mancando il requisito della connessione e altri requisiti che prevede la legge, quelle intercettazioni non possono essere utilizzate in questo procedimento. È ovvio che se le intercettazioni saranno dichiarate inutilizzabili, così come quelle del captatore informatico del Trojan di cui parlava prima l'avvocato Curtotti, il materiale di indagine si riduce a ben poco. Noi, questa è la nostra interpretazione, ovviamente, abbiamo posto la questione al giudice, adesso sentiremo che cosa ne penserà lui. L'indagato deve rispondere, in caso di incidente probatorio, deve rispondere unicamente dei suoi reati o unicamente dei reati degli altri o anche dei suoi? Ottima domanda. Solo degli altri, perché altrimenti verrebbe superato il divieto, la norma che consente il silenzio, il nemo tenetur se detegere. È ovvio che se l'indagato risponde di fattispecie plurisoggettive, come il reato di corruzione, insieme ad altri, non potrà dir nulla, altrimenti accuserebbe se stesso. E questa è la ragione per cui secondo noi non si può andare avanti. Ma cosa servirebbe questo incidente probatorio, avvocato? No, innanzitutto voglio precisare che abbiamo depositato su questo delle memorie, sia noi che gli avvocati Ursitti e l'avvocato Pellegrini e l'avvocato Sisto, proprio su questi aspetti qui. L'incidente probatorio nasce dalla volontà della Procura di acquisire in questa sede, prima in contraddittorio anticipato, le dichiarazioni dello Iaccarino. Noi lo abbiamo contestato dall'inizio questo metodo, ritenendo che la sede giusta sia quella del dibattimento, ma su questo il giudice non ci ha ascoltato, perché la norma lo prevede, onestamente attualmente lo prevede, ma manca comunque una qualsiasi indicazione delle ragioni per cui anticipare questa sede, e noi questo l'abbiamo fatto evidenziare senza successo. La finalità, ripeto, è quella appunto di acquisire già da adesso queste dichiarazioni, prima ancora di chiudere le indagini, perché qui le indagini, ricordo, non sono ancora chiuse. Noi puntando a fare almeno delimitare l'ambito dell'incidente probatorio a argomenti che non siano oggetto né delle intercettazioni né del Trojan, perché ci sembra non corretto in questa sede ampliare il tema a quelle dichiarazioni che non sappiamo ancora se saranno utilizzabili o meno, speriamo che il giudice su questo si pronunci adesso, soprattutto anche in relazione a posizioni di soggetti assistiti dai nostri colleghi che, non avendo avuto misura cautelare, non hanno avuto neanche accesso a questi atti e non ne hanno neanche contezza. Sarebbe un interrogatorio al buio che verrebbero a fare. Chiaro. Non solo, se posso aggiungere una cosa. Le intercettazioni e le captazioni del Trojan che abbiamo agli atti, che abbiamo noi, non sono state fatte nella forma della perizia, cioè non sono state trascritte nel contraddittorio, sono ancora delle trascrizioni di parte sostanzialmente. Voi sapete che tante volte, quando poi si va a dibattimento e si traduce in perizia il contenuto delle intercettazioni, risulta a volte difforme da quella che era la trascrizione originaria, quindi abbiamo bisogno di certezze che non abbiamo. L'ennesimo rinvio ha rischio di manifestarsi? Teoricamente posso capire che si ragioni così, ma la realtà è quella che dicevo prima. Una ragione vera non è stata esposta né dai pubblici ministeri né dal giudice nella sua ordinanza. La norma prevede la possibilità ormai di farlo indipendentemente da ragioni di urgenza, e quindi hanno ritenuto di poterlo richiedere e disporre. Ma questa fretta non ha grandi motivazioni, onestamente.